Le nuove strutture della Reggiani in via Agosti stanno procedendo secondo copione. Il terreno di gioco ha già un'erbetta davvero invitante, così come sono state gettate le basi per l'edificazione dei nuovi spogliatoi che saranno capienti e soddisfacenti per ogni esigenza della società granata. Ciò che invece non sta partendo sono i lavori per il progetto Aurora, che sta ancora aspettando l'intervento del comune e che, per far fronte alla nuova stagione che è appunto appena iniziata, con circa 200 ragazzi all'attivo, ha dovuto mettere mano al portafoglio per risistemare, almeno con un intervento di base, un campo a 9 e per poi attendere che il comune intervenga sul resto della struttura per poter garantire ai tanti ragazzi che già militano e che si stanno avvicinando, che si sono avvicinati al progetto Aurora, strutture soddisfacenti. Ma quanto dovrà ancora aspettare il progetto Aurora per riuscire ad avere dei campi in cui poter offrire la propria proposta formativa e sportiva? Quando arriverà l'intervento del comune? Sentiamo a tal proposito Ermano Valenti, co-presidente della società di Via Addua. Com'è il discorso ristrutturazione dei campi di Via Addua? Com'è l'accordo col comune, la Reggiana? Cosa è stato fatto? Qualcosa si è mosso, perché il campo della Reggiana sta venendo su con un'erbetta splendida e la base per gli spogliatoi c'è. E la vostra struttura? La nostra struttura invece è completamente, per quanto riguarda gli accordi presi verbalmente con il comune, è completamente ferma. Però noi ci stiamo per avere la dignità di andare in campo e fare sport ai nostri ragazzi, ci stiamo rimettendo del nostro, cercando di sistemare in maniera, insomma, come più si può, spendendo il meno possibile, ma purtroppo i costi sono sempre esorbitanti. Stiamo mettendo a posto i campi che ci sono stati lasciati, anche perché non si vede traccia. E la cosa ancora più sgradevole è avere davanti un campo meraviglioso che sono 2 mesi che stanno lavorandoci, quindi adesso comincia a spuntare un'erbetta che fa invidia a qualsiasi tappeto inglese, e noi siamo invece rimasti con i nostri campi che sono quello che sono, ripeto, ci abbiamo messo mano noi per poter continuare a fare l'attività, ma per il momento siamo molto preoccupati, ecco, a dire la verità. Nonostante tutto tiriamo dritto, andiamo avanti, abbiamo i nostri bimbi nelle categorie giovanili che vengono, continuano a dimostrarci il loro affetto, e quindi questo ci dà coraggio per andare avanti.